Il capitano Jacobs era un buon soldato, fedele, rispettoso delle gerarchie, onesto. Fino al momento in cui scelse di abbandonare l'esercito nazista per passare armi in pugno dalla parte dei partigiani. La sua straordinaria parabola umana ci trascina alla scoperta di decine e decine di altre storie di tedeschi e austriaci che in ogni angolo della penisola italiana hanno maturato e compiuto la loro scelta irreversibile. Anime rinnegate che scelsero il lato giusto della storia, intralciando la cavalcata del Reich millenario per inseguire, al contrario, un altro ideale. Lottando contro i loro connazionali, contro i loro ex commilitoni. Questi banditi, questi disertori, questi senza patria hanno saputo dire no agli ordini ingiusti. Hanno rigettato la legge dell'onore e del sangue per scegliere quella della libertà e della coscienza. Questa è la storia del buon tedesco Rudolf Jacobs, che sui monti di Sarzana si unì alla brigata garibaldina Ugo Muccini con il suo misterioso attendente austriaco e morì eroicamente in un assalto a una caserma delle brigate nere fasciste. Ma questa è anche la storia di centinaia di altri uomini come lui, finalmente riscattati dall'oblio.